Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un altro dei miei video. Questo video voglio mostrare l'impianto del garage. Allora, da quando mi sono stufato di pasticciare con amplificatori da macchina, subwoofer, altoparlanti che suonano male, ho detto no. Qua sto facendo un casino, non va bene. Torniamo al vintage. Amplificatore Pioneer anni 90 con tutti i componenti, tranne vabbè, il lettore CD che, vabbè, il lettore DVD mi è provvisorio finché non trovo l'altro. Anche se quello lì non mi dispiace perché suona già abbastanza bene. Amplificatore da macchina usato per alcuni blowout che ho fatto in questi giorni. Poi abbiamo questi altoparlanti Alpine, questi li avete già visti in un altro dei miei video. Poi un'altra cosa che vi dovrò mostrare è il set Logitech, qualcuno magari lo riconosce, qualcuno no, Z333. Gli ho cambiato pure la cassa dentro. Gli ho preso semplicemente l'amplificatore che stava qua dietro, perché questa ci farà una cassa portatile, ma questo sarà un altro progetto. E l'ho messo dietro al subwoofer Samsung che c'era in un altro dei miei video che si chiama Subwoofer Logitech Samsung mezzi scoppiati, una roba del genere. Allora, l'impianto con quel subwoofer suona veramente, veramente bene. Non distorge neanche al massimo del volume, cosa che faceva con l'altro subwoofer. Comunque, ora facciamo una piccola prova una canzone. Il subwoofer è scollegato, cioè come casse ci sono solo quelle due. Ok, non vorrei che mi segnalano pure questo video per copyright. Andiamo con una canzone senza copyright. Ok, adesso alcuni chiederanno escursione, escursione, escursione sia. Non vorrei solo sforzarli troppo, siccome sono parecchio vecchi. Allora, solo per dirvi, queste ammaccature che vedete
erano già presenti quando ho preso gli altoparlanti. Anzi, erano ancora messi meglio perché erano praticamente schiacciati all'interno. Insomma, i vecchi proprietari li hanno tenuti un po' male, vedete. Il che dispiace perché sono degli altoparlanti veramente, veramente buoni. Niente, grazie per la visione, ciao a tutti.